Che presento l'ambasciatore Maurizio Massari, che è al momento ambasciatore presso la rappresentanza permanente alle Nazioni Unite a New York e è stato anche un alunno dell'Orientale e con un'esperienza vastissima. Ci sarà tempo anche per domande e spero che siate consapevoli di questa opportunità veramente preziosa. Ancora grazie, do la parola al professor Cataldi, che è il professore ordinario di diritto internazionale, che presiederà, diciamo, questa sessione. Io mi seguo e alle 12, mi scuso in anticipo, dovrò andare via per una seduta di laurea e poi ci rivedremo con l'ambasciatore più tardi. Ancora grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io sono molto lieto, come direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, di questa occasione di avere con noi l'ambasciatore Massari, di avere un nostro laureato, innanzitutto un laureato dell'Orientale, a riprova quindi del fatto che noi insomma, abbiamo l'orgoglio, per la verità, di avere sparsi nel mondo, diciamo così, nostri laureati in posizioni anche importanti. Io personalmente, quando viaggio per lavoro o anche per diletto intorno al mondo, mi capita sempre di incontrare qualcuno dei miei ex alunni o, come nel caso dell'ambasciatore, di miei coetanei che hanno intrapreso carriere di questo tipo. E quindi è un'occasione che significa molto, quindi significa non solo, appunto, trattare degli argomenti, appunto, di cui poi si tratterà, ma anche come testimonianza più in generale, appunto, di che cosa servono i nostri studi e poi anche testimonianza che si aggiunge quindi a quella di docenza che facciamo noi docenti, per dare conto appunto dall'angolazione, dal punto di vista di un tecnico, di questioni appunto di grande attualità. Quindi io, a nome dei colleghi del Dipartimento, a nome anche del magnifico rettore che verrà nel pomeriggio nell'altro incontro, diciamo così, più riservato con i dottorandi di ricerca, e verrà a dare il suo saluto. Stamattina non è potuto essere presente perché è impegnato con gli altri rettori, con il presidente della regione e altri personaggi in questa marcia per la pace che, come sapete, stamattina sfilerà per Napoli. E l'occasione della marcia per la pace, appunto, mi dà proprio l'input per entrare nell'argomento di cui tratteremo: competizione tra grandi potenze del XXI secolo, governance globale e ruolo delle Nazioni Unite. Io, come docente di diritto internazionale, quando parlo ai miei studenti di Nazioni Unite, e quando magari qualcuno degli studenti anche giustamente mi dice: ma tutto sommato queste Nazioni Unite a che servono più? E io faccio sempre una specie di scioglilingua. Si chiamano Nazioni Unite perché presuppongono che le nazioni siano unite. Se le nazioni non sono unite, non abbiamo le Nazioni Unite. Perdonate, diciamo, il gioco di parole, ma è così. Quindi noi non possiamo pretendere dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quello che l'organizzazione non può dare, se, appunto, ovviamente, alla base non ci sia la volontà degli Stati. Perché è vero che l'Organizzazione Internazionale, ve l'ha spiegato la stessa Liguori, lo dico io a lezione, eccetera, hanno una personalità internazionale autonoma, distinta dagli Stati, ma è pur vero che comunque alla fine sono sempre poi gli Stati che decidono. Abbiamo visto, no, la Brexit, a un certo punto uno Stato si è tirato dietro da un'organizzazione. Quindi ci sono comunque delle realtà. A molti colleghi di altre discipline, per esempio i costituzionalisti, non piace molto che uno, per esempio, quando parla dell'Unione Europea dice che sostanzialmente gli Stati esistono ancora. Ma è così, gli Stati esistono ancora, non c'è nulla da fare, una evidenza fin troppo chiara. Quindi diciamo, presenza importante, perché già l'ha ricordato la stessa Liguori, l'ambasciatore Massari, tra l'altro, prima di approdare alle Nazioni Unite è stato presente in vari contesti, in vari stati, in alcune situazioni anche molto delicate per lo Stato italiano. Quindi ha un'esperienza che poi lo ha portato, appunto, come rappresentante permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quindi lo ringrazio molto per questa visita, per questo appuntamento odierno, e quindi lo invito
a sedersi e a darci quindi la sua parola, la sua conferenza. Prego. Grazie, ti sente, no? Grazie a tutti, grazie al direttore professor Cataldi, alla professoressa Liguori. È un onore per me essere qui oggi presso questa università dove, come è stato ricordato, mi sono laureato praticamente esattamente 40 anni fa. E una strana coincidenza, era il novembre 82, quindi ci siamo quasi, e mi laureai con una tesi sull'Unione Sovietica, che adesso sembra veramente un anacronismo, ma neanche tanto, forse alla luce di quello che stiamo vedendo in questi giorni. Poi entrai in carriera diplomatica 2 anni dopo la laurea e per caso, in effetti, 2 anni dopo la mia iniziale permanenza al Ministero degli Esteri, partii per Mosca, fui assegnato a Mosca e quindi iniziai la mia esperienza diplomatica all'estero nell'Unione Sovietica di Gorbaciov, che poi, tra l'altro, come sapete, è scomparso un paio di mesi fa. Quindi ci sono molte coincidenze in questa mia incontro, questo mio incontro con voi oggi. Naturalmente all'epoca della mia laurea, all'epoca anche della mia esperienza a Mosca, era impossibile immaginare i cambiamenti radicali che sarebbero potuti intervenire, insomma, nei successivi decenni. Sono stati questi ultimi decenni, densi di storia, anzi diciamo che la storia è ritornata. E viviamo oggi quindi un mondo radicalmente diverso con cui ho l'opportunità di confrontarmi, se vogliamo, da un osservatorio privilegiato, quale quello delle Nazioni Unite. Dico privilegiato perché le Nazioni Unite, condivido molte delle cose che sono state dette dal direttore Cataldi, sul fatto che poi sono organizzazioni degli Stati membri, però le Nazioni Unite sono l'unica veramente organizzazione globale dove ti confronti ogni giorno con 193 paesi membri. Io vorrei dare appunto, sulla base delle osservazioni che faceva il professor Cataldi, qualche cenno sulle Nazioni Unite, su cosa sono le origini e cosa fanno, perché non sempre questo è noto a tutti, anzi, alla luce degli eventi in Ucraina, in tanti mi hanno chiesto, non essendo le Nazioni Unite riuscite a fermare il conflitto in Ucraina, a che cosa servono le Nazioni Unite. Quindi, secondo me, un chiarimento su tutto questo credo che sia utile a tutti. Come dicevamo, appunto, le Nazioni Unite sono nate dopo la Seconda Guerra Mondiale, sulla volontà dei tre grandi vincitori della Seconda Guerra Mondiale, dei tre leader, Roosevelt, Churchill e Stalin. L'obiettivo era quello di dare un'organizzazione globale che potesse mettere le basi per una pace duratura dopo i due conflitti mondiali. All'epoca, nel 1945, la sfida principale era proprio di evitare l'esperienza della Società delle Nazioni, il primo grande tentativo dopo la Prima Guerra Mondiale di istituire un'organizzazione della governance globale, e che però frantumò rapidamente sotto la spinta dei totalitarismi in Europa e in parallelo anche il disinteresse americano. Quindi dopo il secondo conflitto mondiale le Nazioni Unite si impegnarono a mettere su questa organizzazione, che poi sono le Nazioni Unite, per questa pace duratura. Sappiamo benissimo che poi questa grande
questa ambizione fu frustrata ben presto dal fatto che un anno dopo si entrò in piena guerra fredda, quindi con la logica dei due blocchi, e la quale naturalmente è stata un po' la cifra delle Nazioni Unite per quanto riguarda gli anni dal 45 al 90. Però qui appunto la premessa di fondo che vorrei fare è sulla base di quello che diceva il professor Cataldi. Le Nazioni Unite non furono mai concepite per essere un governo del mondo, non con una struttura sovranazionale, cioè con rappresentanti democraticamente eletti, un bilancio autonomo, un esercito autonomo, eccetera. È vero che le Nazioni Unite affermano nel preambolo stesso della Carta il principio di universalità, e infatti l'espressione we the people, noi le nazioni, noi, we the people of the United Nations, noi i popoli delle Nazioni Unite, siamo determinati a salvare le future generazioni da conflitti, proteggere i diritti di tutti, eccetera, eccetera. Ma al di là di questa ispirazione universalista, ideale, sono di fatto in tutti i sensi una organizzazione intergovernativa di stati sovrani e potenze sovrane. Sono gli stati sovrani che decidono le politiche, che pagano i contributi, che decidono le nomine anche nelle posizioni apicali, e che quando si tratta di mettere su un'operazione di pace decidono di mettere a disposizione eventuali truppe nazionali. Tra l'altro, se guardiamo soltanto al bilancio delle Nazioni Unite, arriviamo facilmente alla conclusione che non potrebbero mai essere il governo del mondo. Il bilancio delle Nazioni Unite è un bilancio di bilancio ordinario, cioè contributi obbligatori degli Stati membri, è di soli 3 miliardi di dollari all'anno. Ci sono poi, è vero, 6 miliardi a parte per le operazioni di peacekeeping, e poi ci sono i vari contributi volontari. Non si sente là a fondo. Non si sente? Si sente? Adesso un po' meglio? E ci sono poi, diciamo, i contributi volontari. Però sono veramente pochissime risorse rispetto a quelle che dovrebbe eventualmente avere un governo del mondo. Se solo pensate che, per esempio, il bilancio dell'Unione Europea, 27 Stati membri, il bilancio annuo è di 150 miliardi l'anno. Il punto chiave che voglio sottolineare in questa prima parte della mia esposizione è che di questa tensione tra l'universalismo dei principi, dei propositi delle Nazioni Unite e il realismo, la realtà degli Stati membri, dei rapporti di forza tra Stati membri e potenze. E poi si riflette anche nella struttura delle Nazioni Unite, che è una struttura, diciamo, a livello apicale bicefala, dove c'è un'Assemblea Generale, dove tutti i 193 Stati membri sono rappresentati e che prende decisioni a maggioranza, decisioni che però sono politiche e non vincolanti, con l'eccezione di quelle relative al bilancio dell'organizzazione, mentre poi c'è un organo esecutivo, il Consiglio di Sicurezza, 15 membri, che può prendere decisioni vincolanti, e dove però per dirla in maniera orwelliana, alcuni paesi sono più uguali degli altri, perché abbiamo i 5 famosi membri permanenti. 5 membri permanenti che sono ancora quelli, diciamo, sono le potenze uscite vincitrici dalla Seconda Guerra Mondiale. E il diritto di veto è codificato in maniera un po' in linguaggio un po' involuto, ma comunque nell'articolo 27 della Carta. E qui il punto chiave è questo, cioè che senza questo diritto di veto, che tutti oggi invochiamo, critichiamo, perché la Russia ha messo il veto, ha impedito una soluzione
diplomatica del conflitto in Ucraina. Senza questo diritto di veto le Nazioni Unite non sarebbero esistite. Cioè, questo è il punto fondamentale che purtroppo non è molto chiaro spesso nell'opinione pubblica, e ci si meraviglia se la Russia ha messo il veto sulla questione ucraina. Non sarebbero mai esistite, soprattutto non sarebbero mai sopravvissute 77 anni, abbiamo festeggiato il 24 ottobre 77 anni, senza questo diritto di veto. Questo perché? Perché le principali potenze dell'epoca, e ovviamente Stati Uniti e Unione Sovietica, non si sarebbero mai legate pienamente le mani e non avrebbero mai potuto accettare decisioni imposte su di loro da un'organizzazione sovranazionale. Ed è e questo era molto chiaro sia da parte di Roosevelt, Stati Uniti, che da parte di Stalin, dell'Unione Sovietica. Roosevelt era ben consapevole che senza il diritto di veto il Congresso non gli avrebbe mai ratificato il trattato di adesione all'ONU, come del resto è successo a Wilson dopo la prima guerra mondiale. Anzi, una cosa interessante per cui vale la pena citare, uno dei senatori americani che partecipava alla conferenza di San Francisco ai negoziati, super, super anticomunista, durante la conferenza zittì un delegato messicano dicendogli proprio letteralmente: l'alternativa era tra un'ONU con diritto permanente di veto delle grandi potenze o niente ONU. Quindi questa tensione tra idealismo, universalismo da un lato e realismo di potenza e sovranità degli Stati membri è la situazione che abbiamo ancora oggi. La Albright, ex rappresentante permanente a New York, tra l'altro, ma poi ministro degli esteri, diceva: se non esistessero le Nazioni Unite, comunque bisognerebbe inventarle. E gli americani non è che amino particolarmente le Nazioni Unite, però si rendono conto della loro utilità. Dopo questa un po' introduzione, vengo al punto centrale della mia argomentazione. Cioè quest'altro tipo di tensione e contrasto che abbiamo oggi tra multilateralismo e multipolarismo, e che crea, diciamo, questa crisi del sistema della governance globale. La situazione è la seguente: abbiamo da un lato una crescente domanda di cooperazione tra gli Stati membri, appunto di multilateralismo, per poter rispondere alla sempre più ampia quantità di sfide globali e tra loro interconnesse. Quindi parliamo dal clima alla salute pubblica, alla sicurezza alimentare, crisi energetica, digital divide, peso del debito per i paesi più poveri e via dicendo. Quindi grande domanda di cooperazione e multilateralismo e una scarsa offerta da parte degli Stati membri e delle potenze, principali potenze, a fornire appunto una risposta per la soluzione in termini di cooperazione reciproca per la soluzione di queste problematiche. Ma l'offerta degli Stati e delle potenze è insufficiente perché l'attuale struttura del sistema internazionale in evoluzione, che è caratterizzata da un multipolarismo complesso, competitivo e centrifugo, che rende la cooperazione tra Stati e potenze e l'assunzione di comuni responsabilità per far fronte alle sfide comuni sempre più difficile e complessa. È in corso, quando parliamo di multipolarismo, come sapete, è in corso e da tempo un processo di redistribuzione del potere a livello internazionale. Mi riferisco al potere relativo, perché è quello che conta sul piano dei rapporti internazionali, non il potere assoluto. Siamo passati dal bipolarismo
del periodo della Guerra Fredda alla fase unipolare dopo la Guerra Fredda e fino alla, diciamo, crisi finanziaria del 2008, e poi siamo entrati in una fase multipolare che è quella attuale. Certo, in questo processo l'elemento principale caratterizzante è il declino relativo, sottolineo, degli Stati Uniti a fronte dell'ascesa della potenza cinese, che ha quasi eguagliato o comunque ha mostrato il potenziale di poter eguagliare gli Stati Uniti sul piano economico, tecnologico, non ancora militare, ma ci arriverà. E quindi abbiamo nel multipolarismo di oggi, vediamo sostanzialmente tre poli economici principali, che sono Stati Uniti, Cina e Unione Europea, tre poli militari, perché la Russia è ancora una potenza militare, comunque la principale potenza nucleare insieme agli Stati Uniti, e la Cina sta un po' indietro, ma comunque la si può considerare un'altra grande potenza militare. Queste grandi potenze di cui vi ho parlato, USA, Cina, Russia, parlerò un po' anche dell'India, ovviamente, hanno interessi, questo è un altro punto chiave, diciamo, di questa mia esposizione, hanno interessi diversi e visioni comuni e diverse su quello che dovrebbe essere l'ordine mondiale e il multilateralismo per gestire questo ordine globale. Visioni assolutamente diverse tra loro. La guerra in Ucraina ha esacerbato queste divisioni, quindi, che però preesistevano al 24 febbraio, la data dell'invasione russa. Diciamo che questa invasione russa ha aggravato i diversi decoupling già esistenti. Un decoupling tra Russia e Occidente, un decoupling tra Stati Uniti e Cina, e un terzo importante decoupling che osserviamo quotidianamente da New York, il decoupling diciamo tra quello che chiamiamo il Global North e il Global South, tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo. Paesi in via di sviluppo che sono a loro volta una potenza, che sono raggruppati in questo appunto gruppo che si chiama G77, G77 più Cina, che in realtà però comprende 134 paesi, quindi sono un mega cartello politico. E poi tutto questo senza prendere in considerazione anche tutte le diciamo potenze, medie potenze che si stanno affacciando sulla scena internazionale e in virtù anche di un certo disimpegno da parte degli Stati Uniti, soprattutto in alcune aree del mondo, abbiamo visto l'Afghanistan ma anche il Medio Oriente, e queste medie potenze stanno assumendo degli spazi di manovra e un'influenza crescente. Parlo ovviamente della Turchia, che non è una potenza economica, ma una potenza senz'altro militare e politica, che è diventata praticamente una decisiva in tanti scacchieri. L'abbiamo vista adesso sullo stesso negoziato in Ucraina sull'export del grano, ma in Libia, in Siria, in Iraq. E poi c'è anche, per esempio, una potenza come l'opposto della Turchia, l'Arabia Saudita, potenza non militare, una potenza economica, che pur essendo sotto l'ombrello securitario americano non esita a concludere un accordo con la Russia nell'ambito dell'OPEC Plus per tenere bassa, tagliare la produzione di petrolio e far aumentare i prezzi. L'Iran, tra l'altro, un'altra potenza, diciamo, che ha acquisito uno spazio regionale nell'area che chiamiamo MENA, del Mediterraneo Nord Africa o Mediterraneo allargato. Ed è interessante anche questo revival dei vecchi imperi, appunto, come Turchia e Iran,
i quali si stanno imponendo come delle potenze, diciamo, regionali molto influenti. Ritorno al punto delle diverse visioni dell'ordine del globale, del multilateralismo, delle principali grandi potenze. E qui vi parlo appunto di Stati Uniti, Cina, Russia e India come potenza aspirational power, cioè una potenza che aspira a diventare una grande potenza. Per gli Stati Uniti, iniziamo da loro. Sono stati indubbiamente dal 1945 ad oggi la potenza dominante del sistema internazionale e l'ordine globale e le istituzioni che hanno retto questo ordine internazionale dall'inizio della guerra fredda ad oggi sono sostanzialmente istituzioni occidentali, sono attrazione, diciamo, americana, US led. Il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, il GATT, l'OMC e quant'altro. Diciamo che gli Stati Uniti, dopo la Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi, agendo da liberal hegemon, secondo l'espressione utilizzata da alcuni politologi americani, hanno da Truman in poi difeso i propri interessi di superpotenza mondiale, militare ed economica e i loro principi attraverso una rete di norme, di regole, istituzioni e alleanze da essi dominate, promuovendo questa visione del mondo, diciamo, liberale occidentale, quindi libero commercio, libertà di navigazione, diritti, stabilità, quello che si chiama il Liberal International Order, che ovviamente non va idealizzato, perché poi sappiamo benissimo che questo Liberal International Order non era né pienamente liberal, né pienamente international e né pienamente order, perché sono stati anche gli anni dal 1945 ad oggi piuttosto caotici. Ma comunque, insomma, questo in termini generali, questo Liberal International Order ha tenuto e ha portato un effetto gregge di adesione più o meno da parte dei principali, di quasi della maggioranza dei membri della comunità internazionale. Questo Liberal, questo International Order, questo multilateralismo, per difenderlo, è stato tenuto fino ad oggi, con l'eccezione ovviamente del periodo di Trump e l'America First, dove in quel periodo gli Stati Uniti si sono ritirati da una serie di accordi multilaterali importanti, come sapete, gli accordi di Parigi sul clima, istituzioni come il Consiglio dei diritti umani, l'UNESCO, eccetera. Però, diciamo, l'amministrazione Biden ha immediatamente ripristinato l'impegno degli Stati Uniti in queste istituzioni. Questo multilateralismo liberale, diciamo, degli Stati Uniti, sempre per essere precisi e non ingenui, ovviamente non era né incondizionato né assoluto. Era condizionato all'accettazione della guida statunitense da parte degli alleati e paesi affini, in senso lato, in cambio dei servizi, in termini di beni pubblici offerti dagli Stati Uniti, sicurezza, libero commercio e quant'altro. E poi questo multilateralismo US-led ha dovuto convivere comunque con il sovranismo e l'eccezionalismo degli stessi Stati Uniti, della cultura politica americana, riflesso molto bene nel Congresso. E infatti gli Stati Uniti, malgrado questo loro impegno a favore del Liberal International Order, non hanno sottoscritto una serie di importanti convenzioni internazionali. Parlo per esempio della Convenzione sulla Corte Penale Internazionale, non hanno ratificato la Corte Penale Internazionale, la UNCLOS sul diritto del mare, ancora, se vogliamo, più clamorosa la CEDAW, quella sui diritti e l'emancipazione, l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne. Questo
patto, diciamo, tra alleati affini e Stati Uniti per tenere in vita questo Liberal International Order, con tutti questi caveat che vi ho descritto, è entrato naturalmente in crisi con il, durante il momento unipolare tra il 90-2008, con le guerre americane in Afghanistan e Medio Oriente, ma soprattutto anche con la crisi finanziaria del 2008 e poi con l'ascesa della Cina e il trumpismo, una serie di fattori, incluso la tenuta del meno salda del fronte interno americano, dove l'opinione pubblica è apparsa sempre meno disposta a sostenere impegni anche militari di larga scala del paese sul piano internazionale, con tutte le spese che comportavano, a scapito invece dell'attenzione politica per la soluzione dei problemi interni americani. Comunque, fatto sta, per chiudere sugli Stati Uniti, gli Stati Uniti ovviamente oggi sono rimangono la principale potenza che è interessata a difendere quanto più possibile questo che abbiamo descritto, Liberal International Order. E naturalmente, quindi, uno potrebbe dire una superpotenza status quo, sì, nell'obiettivo, naturalmente adattando tutti gli strumenti alla realtà attuale. E gli Stati Uniti sempre più fanno riferimento, al di là delle istituzioni multilaterali tipo globali come le Nazioni Unite, al sistema di alleanze, ovviamente la NATO in primis in Europa, il Quad in Asia con India, Giappone e Australia, e in generale a un cerchio, all'anello più ampio di paesi like-minded, che loro chiamano la comunità delle democrazie. Questa visione del sistema internazionale da parte statunitense è ben descritta anche nell'ultima, sarà pubblicata qualche settimana fa, National Security Strategy, la strategia di sicurezza americana, dove gli Stati Uniti ribadiscono il loro impegno, il loro commitment a difendere questo International Liberal Order, Rules Based Order, ci sono varie denominazioni, e difendono di fronte alle potenze autocratiche, di fronte a due minacce particolari, la Russia e la Cina, che però sono minacce agli occhi degli Stati Uniti di ordine diverso, perché la Russia è la minaccia immediata, geopolitica, però anche più circoscritta, mentre la Cina viene descritta chiaramente come la vera minaccia di presente, medio e lungo periodo. La potenza che, cito l'espressione che della NSS, della National Security Strategy, la potenza della Cina che è l'unica che ha the intent and capacity, l'intenzione e le capacità di sfidare l'ordine internazionale esistente. Quindi mentre la Russia va contenuta, la Cina va non soltanto contenuta, ma va outcompeted, va superata. Questo è un cambio di paradigma molto importante per gli Stati Uniti, perché da Nixon a Obama la strategia di tutte le amministrazioni americane di qualsiasi colore era stata, diciamo, una strategia di, si chiama engagement, di dialogo con la Cina, pur picchettata da alcune iniziative di deterrenza, quindi alleanze con i paesi del Pacifico, Giappone, Nuova Zelanda, Australia, eccetera. Però sostanzialmente una strategia di apertura, di engagement, nella convinzione che fosse possibile far crescere la Cina all'interno del sistema di regole esistenti dell'International Liberal Order. Famosa l'espressione di un noto vice segretario di Stato americano, Robert Zoellick, quello di l'intenzione degli Stati Uniti era di fare della Cina un responsible stakeholder, responsible nel senso che si adeguasse al Liberal International Order. Non è stato così. Il primo che ha rotto questo paradigma è stato Trump,
e Biden l'ha sostanzialmente seguito in pieno. Cioè, la politica di Biden sulla Cina è una continuazione diciamo, di quella di Trump. Quindi il cambio di paradigma si ha con Trump. Parallelamente devo dire anche l'Unione Europea ha cambiato o ha aperto gli occhi sulla complessità della realtà cinese. Nel 2019 ha adottato una strategia di rapporti con la Cina, dove la Cina viene definita, secondo tre categorie, un partner per le tematiche globali, un competitor economico e un rivale sistemico dal punto di vista dei valori e dei principi generali. Per non essere eccessivamente lungo, vado alla Cina. Quindi ho detto, per riassumere, gli Stati Uniti, status quo, difendere l'ordine esistente di fronte a questa doppia minaccia, ma soprattutto della minaccia cinese. La Cina effettivamente rappresenta la principale sfida al sistema esistente. Diciamo che, soprattutto per oltre due millenni, la Cina ha visto se stessa come uno degli attori dominanti del mondo. Il concetto di regno di mezzo non è soltanto un concetto geografico, ma implica che la Cina sia politicamente, economicamente e culturalmente il centro del mondo. E questo approccio sinocentrico ha plasmato la visione cinese del mondo e del sistema internazionale. Poi, come sapete, ci sono stati il declino nel XIX secolo, il collasso dell'impero cinese nel 1911, che hanno ridimensionato ruolo e influenza globali della Cina. Dopo il 49, con la rivoluzione popolare e l'avvento del sistema comunista, la Cina ha sfidato l'ordine globale esistente. Ed era fuori, diciamo, la Cina popolare dalle Nazioni Unite. E ricordo che la Cina popolare è entrata nelle Nazioni Unite soltanto nel 1971. Diciamo che la Cina popolare entra nel sistema internazionale attuale soltanto appunto agli inizi degli anni 70. Rientrando nelle Nazioni Unite, normalizzando, le due cose sono collegate, i rapporti con gli Stati Uniti. E poi sottoscrivendo tutta una serie di anche impegni internazionali importanti con l'IMF, con il Trattato di Non Proliferazione, l'NPT, l'International Covenant sui diritti civili e umani, tutto questo in parallelo poi alla rivoluzione un po' economica di Deng Xiaoping a partire dal 78. All'interno del sistema esistente, quindi Liberal International Order, l'ascesa della Cina è stata sensazionale. Vi do alcune cifre, ma sicuramente già conoscerete. All'indomani della fine della Guerra Fredda, la Cina rappresentava il 2% del PIL globale. Oggi è il 16%. Nel 2010 ha superato il Giappone come seconda potenza economica globale ed è già la principale potenza commerciale. Ha sorpassato anche gli Stati Uniti. Detiene le maggiori riserve di valuta estera, è il produttore numero uno al mondo di pannelli solari e turbine, e potrei citare tanti ulteriori dati. È diventato anche all'interno delle Nazioni Unite il secondo principale contributore dopo gli Stati Uniti. Ed è tra i cinque membri permanenti con diritto di veto il principale anche contributore di truppe alle operazioni delle Nazioni Unite. È anche la terza maggiore potenza in termini di voti ponderati presso la IMF e la World Bank. E cosa che vediamo quotidianamente a New York, ha una campagna molto determinata, si potrebbe dire aggressiva, ma in senso positivo, perché chiaramente difende i suoi interessi nazionali, ha iniziato ad occupare con questa sua campagna di lobby un crescente numero di posizioni apicali all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Prima con la WHO, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità,
l'Organizzazione Internazionale per le Telecomunicazioni, la FAO ancora oggi, Interpol, l'ICAO, l'Organizzazione per la Radiazione Civile, l'importantissimo Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali, DESA, delle Nazioni Unite. Come sapete, nel 2049 la Cina celebrerà i 100 anni della Repubblica Popolare Cinese e per quella data la Cina aspira ad occupare questa posizione di leader globale e diciamo che oggi non nasconde neanche più le proprie ambizioni. Però la differenza che viene spesso fatta e citata tra Deng e Xi Jinping è che Deng, cioè stare praticamente, usava l'espressione bide your time, hide your strength, cioè quindi prendi tempo e nascondi la tua forza. Xi Jinping dalla sua ascesa nel 2012 adesso invece non nasconde queste ambizioni diciamo della Cina, che poi sono soffragate anche da questa forte crescita di potenza in tutti i settori. Ed anche la diplomazia cinese, il Ministero degli Esteri cinese è diventato molto più determinato nella nuova era di Xi Jinping, quella che si chiama la Wolf Warrior Diplomacy, la diplomazia dei lupi guerrieri, per cercare di difendere gli interessi del paese. La Cina non vuole sovvertire l'ordine di regole esistente, anche perché ne ha beneficiato, è stata la principale beneficiaria di questo ordine globale, ma piuttosto modificarlo dall'interno per plasmarlo e renderlo aderente alla realtà del XXI secolo, ma soprattutto maggiormente aderente e compatibile con il proprio modello politico autoritario, partito comunista nel lead e più funzionale anche al consolidamento della propria potenza globale. Diciamo che la visione cinese del multilateralismo, a differenza diciamo di quella americana, privilegia soprattutto lo sviluppo economico rispetto alla tutela dei diritti umani individuali e valori democratici. Valori democratici che insiste sempre Pechino non dovrebbero essere utilizzati a fini politici. Naturalmente la Cina professa il multipolarismo contro il sistema US-led, il principio di non interferenza negli affari interni di altri paesi e via dicendo, insomma, questa è un po' la loro visione del mondo. Loro parlano di il mondo come una comunità di shared human destiny, dove naturalmente questo significa shared, che è implicitamente una critica al sistema di alleanze occidentali in Europa e in Asia, che non sono shared ma sono praticamente di una parte del mondo, e naturalmente sempre in codice questo shared human destiny si riferisce soprattutto allo sviluppo economico più che a difendere diciamo, dei valori e dei principi universali. Comunque per promuovere questa sua visione del multilateralismo, come vi dicevo, la Cina lavora all'interno delle istituzioni esistenti, sta cercando di plasmarle, piazzando i propri uomini, aumentando i contributi, eccetera, eccetera, e allo stesso tempo sta sviluppando tutta una rete di, diciamo di accordi anche multilaterali separati da quelli attualmente esistenti e soprattutto senza la partecipazione degli Stati Uniti. Quello più noto a tutti è quello del 2013, la Belt and Road Initiative, la quale è stata ridefinita in una maniera, devo dire, anche molto efficace e smart, come la Global Development Initiative, che hanno lanciato l'anno scorso e che in pratica mette diciamo, tutta la tematica dello sviluppo economico, quindi delle relazioni sud-sud, l'aiuto a superare le disuguaglianze, però sotto la coperta dell'Agenda 2030 e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. E con questa
iniziativa, questa Global Development Initiative, i cinesi hanno formato anche un gruppo di amici, un gruppo of friends che si riunisce periodicamente a New York e raggruppa circa 110 paesi, 110 su 193, mi sembra che sia un bel numero, quindi anche significativo della, diciamo della loro forza di attrazione. Insomma, questa è la Cina, la sua visione del multilateralismo, chiaramente molto diversa da quella occidentale, da quella soprattutto americana e anche nostra europea. Passo alla Russia, per trovare un tema praticamente su cui mi ero laureato, anche se era un'Unione Sovietica. La visione della Russia del sistema internazionale è molto, e della governance globale è molto semplice. Mosca vede al centro del sistema internazionale, come cabina di pilotaggio, il concerto delle potenze europee, tra cui ovviamente la Russia stessa. Nel XIX secolo questo concerto era la pentarchia, Austria, Russia, Prussia, Inghilterra e Francia. Nel XX secolo è stato il bipolarismo USA-URSS. Nel XXI secolo dovrebbe essere fondamentalmente il multipolarismo rappresentato dai paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, il P5, i P5, che sono, agli occhi della Russia, il concerto delle potenze, l'unico legittimato a dettare un po' le regole dell'ordine globale. La Russia vuole essere riconosciuta come una di queste grandi potenze a pieno titolo, non ritiene di aver perso la guerra fredda e quindi ha maturato, in virtù di questo misunderstanding, diciamo, di base, cioè di non aver perso la guerra fredda, ritiene di aver diritto a su un piano paritario, a un posto, diciamo, nel club delle potenze. Quindi multipolarismo, critica alla primazia degli Stati Uniti e si considera praticamente un polo a sé. Tutto ciò era molto evidente già in realtà verso la fine degli anni 90, però questa concezione, diciamo, del concerto delle potenze e la Russia come polo a sé, indipendente, altro rispetto all'Europa occidentale, si è consolidata molto di più durante la fase di Putin. Putin, ancor più Putin del terzo mandato, ma comunque fatto sta che per avvalorare questo eccezionalismo, questa particolarità della potenza russa, Putin ha riscoperto e ha fatto ricorso a tutta un po' anche la tradizione ideologica della Russia zarista e della e di alcuni, diciamo, ideologi, filosofi dell'ex URSS. Diciamo, per dirla in poche parole, i custodi del pensiero euroasiatico, della tradizione più antibolscevica di destra del pensiero russo, in particolare l'emigrazione bianca, no? Ivan Ilin è uno degli esponenti più noti, che è stato poi riabilitato, era in esilio, è stato poi riabilitato da Putin proprio di recente, Lev Gumilyov, fino a Dugin, che è poi il personaggio che avete sentito più recente, più noto. Una visione, diciamo, quindi un pensiero conservatore di destra assolutamente, questo volendo fare le categorie, che poi si riflette anche sulla questione ucraina, perché Putin attribuisce le responsabilità della Repubblica ai bolscevichi e a Lenin, dopo, quando l'Unione Sovietica si formò con le diverse repubbliche. Insomma, questo pensiero, questa ideologia russa, noi grande potenza euroasiatica, civiltà a sé, eccetera, appunto si rifà alla tradizione
intanto segna un distacco dall'Occidente anche culturale molto forte, ma si rifà ai valori della tradizione, appunto, soprattutto russo-zarista, la troica di denominazioni, autocrazia, nazionalità e ortodossia, per usare appunto l'espressione di Uvarov, che era il ministro dell'istruzione di Nicola I. E su questa forma mentis, diciamo, della Russia, certamente faccio un riferimento all'aggressione all'Ucraina che stiamo vivendo in questi mesi come esperienza veramente drammatica. La cosa che voglio dire è che, al di là della conquista territoriale, rivendicare, diciamo, dei territori che fanno parte dell'Ucraina, poi ne potremo parlare anche nel dibattito di questo, del question time, però la vera ragione dell'operazione militare speciale è che una guerra da parte della Russia per il riconoscimento del proprio status di potenza globale. Una vendetta, si potrebbe dire, nei confronti dell'Occidente, che negli anni dopo la guerra fredda, negli ultimi tre decenni, nella percezione russa, ha in qualche modo sminuito, no, lo status della la Russia, ha derubricato la Russia a una potenza periferica, marginale, una potenza regionale, per utilizzare l'espressione di Obama. Mentre la Russia pensava che, non avendo perso la guerra fredda, le spettasse di diritto un posto a pari, come equal partner, diciamo, degli Stati Uniti e delle altre potenze del concerto globale. Dico soltanto una cosa, cioè che il paradosso un po' di questa azione militare russa in Ucraina è che la Russia ha sempre, nella sua anche narrativa, contrapposto l'ordine delle Nazioni Unite, quindi la Carta delle Nazioni Unite, a questo rules-based. La narrativa si è ulteriormente indebolita. Questa, come sapete, questa violazione, questa aggressione contro l'Ucraina è stata condannata dalla maggior parte della membership delle Nazioni Unite. Abbiamo raggiunto 141 voti su 193 il 2 marzo e da ultimo addirittura 143 voti nella condanna di questi referendum farsa nelle zone occupate. Insomma, quindi, mentre io ho detto che dal punto di vista delle finalità gli Stati Uniti sono una potenza status quo, vorrebbero difendere quanto più possibile l'ordine esistente, la Russia è decisamente una potenza revisionista. Però è un revisionismo che è diverso da quello cinese, è un revisionismo che guarda al passato, se vogliamo più distruttivo, revanchista, mentre il revisionismo cinese, di cui vi ho parlato, è più dinamico ed evolutivo. Diciamo, quello della Russia è un revisionismo di una potenza oggettivamente in declino, ma che comunque è sempre lì. Quello della Cina è il revisionismo di una potenza in ascesa. L'India di Modi, come ho detto prima, è una grande potenza aspirational che aspira a un ruolo centrale nel sistema globale e ha tutti i numeri per poter effettivamente aspirare a questo ruolo. Intanto supererà anche demograficamente la Cina nei prossimi decenni, con 1,5 miliardi di abitanti. Ha superato... come è diventata la quinta potenza economica globale, superando il Regno Unito, e sebbene sia ancora catalogata come una developing country, aspira a diventare un paese developed, sviluppato, nei prossimi 25 anni. È stata in Consiglio di Sicurezza come membro eletto l'anno scorso e quest'anno, quindi uscirà tra poco, ma ha deciso di candidarsi già entro i prossimi 7 anni per diventare nuovamente un membro elettivo del Consiglio di Sicurezza.
questo è anche molto indicativo, scadenza molto breve, 7 anni sono pochissimi, avrà la presidenza del G20 l'anno prossimo e in generale è sempre più, poi ne parleremo, aggressiva e rivendicativa nel chiedere un seggio permanente all'interno del Consiglio di sicurezza. Nella retorica diciamo politica, i dirigenti indiani mettono sullo stesso piano quello che definiscono l'interesse nazionale, il national good, con il global good, e parlano del mondo come una one family, un'unica famiglia, ma in realtà l'India ha dimostrato anche con il suo comportamento in Consiglio di sicurezza una potenza fortemente sovranista, che eredita naturalmente tutto il retaggio del non allineamento, no? Il movimento dei non allineati degli anni 50 e 60. Si potrebbe dire, anche se in maniera diversa rispetto alla Russia, è una democrazia sovrana anch'essa. Si è astenuta su tutte le risoluzioni dell'Assemblea Generale di condanna all'invasione russa, si è astenuta su tutte sulla base di calcoli di interesse nazionale. Naturalmente non applica le sanzioni e continua ad avere rapporti stretti con la Russia, da cui dipende per diciamo petrolio e armi. Diciamo che questo neutralismo dell'India è un neutralismo di realpolitik, di multiallineamento, come lo chiama lo stesso ministro degli esteri indiano Ian Kishar. E l'India si fa molto paladina naturalmente delle aspirazioni e delle istanze di tutti i paesi del Global South, di cui ho parlato prima, questo G77, e quindi su tutte le tematiche, dal clima alla sicurezza alimentare al debito, sostanzialmente sposa queste istanze. Quindi un'agenda dirla in due parole, quella dell'India, come anche dei paesi G77, sovranista e sviluppista, in quanto rivendica che una redistribuzione di risorse economiche e politiche a favore dei paesi del sud del mondo. Quindi quello che ho descritto è uno scenario estremamente divisivo. Ho parlato di 4 poli di potenza, con diverse visioni del multilateralismo, della governance globale, tra i quali è molto difficile che si possa trovare una visione comune e un approccio comune per risolvere i problemi della pace e sicurezza, dell'agenda sostenibile e dei diritti umani, che sono le 3 principali categorie di azione delle Nazioni Unite. Io su questo, ma credo che forse non avrei tanto tempo ancora, potrei darvi però almeno qualche esempio su come queste divisioni tra le grandi potenze stiano pesando sulla soluzione dei problemi globali e dell'azione delle Nazioni Unite. A fronte della maggioranza dei paesi che erano a favore di una condanna della Russia in Consiglio di sicurezza, mentre per esempio Cina e India si sono astenute. E questo naturalmente ha portato a una un blocco decisionale. Ma Cina e Russia si sono anche, per esempio, hanno messo il veto su una risoluzione proposta dagli Stati Uniti a maggio, molto importante, sul tema della non proliferazione, per condannare i più recenti test balistici intercontinentali della Corea del Nord. Quindi sul tema anche della non proliferazione c'è un blocco, perché Cina e Russia hanno messo il veto. Altra cosa, situazione per esempio in Siria, situazione anche umanitaria, dove la Russia poi si è risolto il problema con un compromesso, però ha messo il veto sul rinnovo del meccanismo transfrontaliero per il trasporto degli aiuti umanitari verso la Siria.
In generale poi Cina e Russia, ma come anche India, agiscono per prevenire azioni più intrusive del Consiglio di sicurezza nelle crisi regionali, in nome del principio della non interferenza. Potrei farvi tanti esempi su questo, sul tema, diciamo, della pace e sicurezza. Per esempio l'Afghanistan è un altro, dove il Consiglio di sicurezza in realtà non decide nulla. Perché? Perché è Cina e Russia che innanzitutto continuano a condannare l'invasione occidentale e diciamo, tutta l'azione, diciamo, dell'Occidente, che non ha fatto che peggiorare ulteriormente la situazione negli ultimi 20 anni. Criticano anche la policy degli asset freeze, diciamo, quindi contro il regime dei talebani, e predicano una politica molto più pragmatica. Però fatto sta che sull'Afghanistan in realtà si decide poco e nulla. Un altro caso molto interessante, per esempio, è quello di Myanmar, con tutte le violazioni che conoscete molto bene, e anche lì siamo in una fase di stallo. Perché? Perché a fronte, diciamo, delle richieste, diciamo, dell'Occidente di sanzionare la giunta militare, c'è l'opposizione della Russia, la quale ha dei legami molto stretti con la giunta di Myanmar. L'India stessa, che perché ha una frontiera molto lunga con Myanmar, è interessata più alla stabilizzazione, quindi a non antagonizzare troppo la giunta di militare, e la Cina un po' più defilata, che però naturalmente, in virtù del principio di non interferenza negli affari interni, evita, diciamo, qualsiasi tipo di intervento. Quindi ecco, qui stiamo facendo degli esempi pratici di come questa contrapposizione, diciamo, tra visioni del mondo, tra le grandi potenze, blocca di fatto la capacità di decisione del Consiglio di sicurezza. Potrei sul secondo capitolo farvi anche degli esempi pratici, cioè il capitolo dello sviluppo sostenibile, dove praticamente siamo in ritardo su tutto. I rapporti annuali di Guterres testimoniano di un ritardo enorme nell'attuazione da parte dei paesi, diciamo, di questi obiettivi dello sviluppo sostenibile, dove praticamente anche il gap tra nord e sud si amplifica sempre di più. Per dare soltanto alcune cifre, per la prima volta negli ultimi 25 anni le persone in stato di povertà assoluta nel mondo sono aumentate, siamo a 700 milioni circa. Per la sicurezza alimentare 828 milioni hanno sofferto la fame nel 21. Parliamo di salute pubblica, Covid e quant'altro, soltanto il 17% della popolazione dei paesi a basso reddito hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, a fronte dell'80% dei paesi ad alto reddito. E sul clima poi invece le cifre sono sotto gli occhi di tutti. Come avete visto anche nel rapporto pubblicato ieri delle Nazioni Unite, l'obiettivo, diciamo, dell'1,5 di aumento, diciamo, della temperatura di fatto è perso con l'attuale livello, diciamo, di emissioni. Andiamo al 2,5, diciamo, alla fine di questo secolo. E qui praticamente dice, ma che c'entra qui la divisione, diciamo, tra grandi potenze rispetto al clima? C'entra nel senso che è la polemica è tutta sulle risorse della finanza climatica, dove c'è i paesi del Global South, che e tra cui tra l'altro anche ci sono anche India e Cina, e i quali dicono dovete essere voi, paesi ricchi, Occidente, G7, che avete inquinato fino a questo momento di più, a dover pagare per le misure di insomma, la transizione climatica. E naturalmente è molto difficile, diciamo, per i paesi del G7, tanto per intenderci, far fronte a queste diciamo, richieste, diciamo, finanziarie, che sono estremamente esose. Diciamo. Noi parliamo di 100 miliardi l'anno che i paesi del G7 hanno potuto dare ai paesi
in via di sviluppo, che però devono essere già fatti entro il 2019-2020. Adesso abbiamo spostato al 2025 questo impegno, ma ancora non ci siamo. E poi, va bene, sui diritti umani, francamente, potrei dirvi, fare tantissimi esempi di come queste differenze, diciamo, di divisioni portano a una paralisi decisionale su tutte le questioni che riguardano i diritti umani. Ma il punto chiave è questo, cioè che i paesi India, Cina, Russia e i paesi del Global South hanno una visione estremamente conservatrice dei diritti umani, del women empowerment, dei diritti di genere in senso ampio, e diciamo tutti, diciamo, i settori dove l'Occidente ha fatto gli avanzamenti. Quindi tutti i negoziati in cui noi ci troviamo a New York, io mi sono trovato a un negoziato l'anno scorso sul famoso obiettivo 5 dell'agenda 2030, e dove c'era questo scontro era proprio palese, perché questi paesi che vi ho indicato, qualsiasi riferimento anche, non so, violenza sessuale, domestica contro le donne, eccetera, era un no-go, in nessun modo volevano che fosse menzionato. Quindi è un atteggiamento molto conservatore sul lato dei diritti. Vengo un po' alla parte finale. Visto, diciamo, come questa situazione di multipolarismo complesso, molto competitivo, centrifico, eccetera, come si fa a realizzare una cooperazione multilaterale? Come può esserci un multipolarismo che governi e regoli il multipolarismo? Qui gli scenari che abbiamo davanti a noi sono essenzialmente tre. Nei primi due già ci troviamo, il terzo è quello a cui si dovrebbe aspirare. Cioè, un primo scenario è quello del multipolarismo confrontativo, cioè multipolarismo, cioè non solo competitivo ma anche confrontativo sul piano militare, quello che stiamo vedendo praticamente tra Russia e Occidente sull'Ucraina, e che potrebbe anche replicarsi su Taiwan, per esempio di Taiwan, Cina-Taiwan. Un secondo scenario io lo chiamo di multipolarizzazione, cioè che pur senza un confronto militare si assiste a un crescente decoupling, muri, linee di divisione, mondi separati tra potenze democratiche da un lato e potenze autoritarie dall'altro, dove le divisioni geopolitiche approfondiscono anche le divisioni economiche, tecnologiche, commerciali, infrastrutturali, insomma dove i calcoli di interessi di potenza nazionale hanno il sopravvento anche sulla logica economica. E noi oggi siamo tra questo scenario 1 e 2, insieme probabilmente. Un terzo scenario, che sarebbe quello là, aspirational, che uno dovrebbe augurarsi, sarebbe quello di un multipolarismo competitivo, io lo chiamo un multipolateralismo, che dovrebbe contemperare la competizione fisiologica tra queste grandi potenze così diverse tra loro con un quantum di cooperazione multilaterale per affrontare almeno un numero limitato di sfide comuni, transnazionali e globali. E su questo naturalmente questo terzo scenario, quello di multipolarismo cooperativo anche, si è espresso più volte il segretario generale Guterres, che ha prodotto anche un nuovo manifesto che si chiama Our Common Agenda, in cui lui chiede, si appella alla creazione di una coalizione del mondo per superare le divisioni su questi temi globali e agire insieme, a partire dalla riduzione dei conflitti regionali all'emergenza clima fino all'agenda 2030 e agli SDG, per i quali tra l'altro sarà previsto un vertice l'anno prossimo. Ora, e lui fa anche tutta una serie di
proposte, indicazioni, eccetera, sui quali non entro in dettaglio adesso. Ma al di là della praticabilità o meno delle cose che dice Guterres, il suo metodo, anche a mio avviso, è l'unico praticabile, cioè di accettare questa diversità, questa competizione tra le grandi potenze e i grandi poli, ma far sì che questi grandi poli possano parlarsi e collaborare su alcuni temi che nessuna potenza può risolvere da soli, su beni pubblici globali come appunto salute pubblica, clima ovviamente, sicurezza alimentare, direi anche, se possibile, ma veramente molto ambizioso, il mondo digitale, la cooperazione digitale. Questo approccio è, diciamo, cooperazione su pochi temi nel quadro di un ambiente che è fisiologicamente competitivo, è anche un approccio seguito molto, anche qui evito di entrare nei dettagli, dalla scuola, diciamo, politica internazionalista e realista americana. E su questo vi consiglio, per esempio c'è un saggio molto importante, interessante, di Stephen Walt e Danny Roderick sull'ultimo numero di Foreign Affairs, come anche la stessa cosa, la stessa, diciamo, approccio pragmatico, pluralista, è quello difeso da Ian Bremmer, che è conosciuto anche molto qui in Italia, che ha scritto un bellissimo libro, The Power of Crisis, che vi raccomando, vi consiglio di leggere, dove anche lì dice sostanzialmente su questi tre temi che lui distingue, clima, dice non dobbiamo piacerci l'uno con l'altro, noi Stati Uniti, Cina, Russia, non ci piaceremo mai, siamo diversi, siamo questo già. Però ci sono tre cose su cui abbiamo interesse comune a cooperare, perché di fatto se facciamo da soli ci facciamo male tutti, volendo dire veramente in soldoni. E questi tre temi sono la salute pubblica dopo il Covid, sono il clima naturalmente, e sono quelle che lui chiama le disruptive technologies, cioè l'intelligenza artificiale, il quantum computing e quant'altro. Quindi questa scuola di pensiero, diciamo realista, parte dal presupposto, qui mi ricordo veramente un'espressione molto efficace di un politologo deceduto americano, ma che ho avuto io l'onore di conoscere quando ho trascorso un anno a Harvard, Sam Huntington, il quale sosteneva che l'Occidente è unico e non universale, ed è quello proprio che si vede a New York. Insomma, evitare una situazione in questo senso, con questo multilateralismo più cooperativo di West against the Rest, senza naturalmente rinunciare ai nostri principi. Naturalmente questo multilateralismo più cooperativo deve essere supportato da qualche forma di istituzione, di arrangement istituzionale. Qui cito soltanto tre cose, naturalmente il G20, che va assolutamente oggi in crisi, salvato, perché senza il G20 c'è il G0, il G-Nothing, oppure se si mettono d'accordo Stati Uniti e Cina il G2, e quindi non va bene. Occorre poi adattare le istituzioni multilaterali a partire dalle Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza. Qui c'è un dibattito che va avanti da decenni sulla riforma del Consiglio di Sicurezza, dove l'Italia è in prima linea. Possiamo parlarne, ma adesso non mi... Comunque fatto sta che questo Consiglio di Sicurezza deve inevitabilmente far spazio a delle regioni che sono oggi sottorappresentate. Questo in primis l'Africa. L'Africa aspira a due seggi permanenti con diritto di veto. Noi non condividiamo i nuovi seggi permanenti, vorremmo allargare invece a nuovi seggi non permanenti. Però una maggiore rappresentazione dell'Africa è nell'ordine delle cose. L'Africa nel 2050 rappresenterà un quarto della popolazione mondiale. 2050. Se vi do le proiezioni fino al 2100 sono ancora più inquietanti, veramente sono pazzesche. Nel 2100, su 10 miliardi di abitanti,
4 miliardi e mezzo saranno dell'Africa, 4 miliardi e mezzo saranno dell'Asia, e se andate a vedere le proiezioni c'è un poco di Europa, un poco di Stati Uniti e di America Latina. Questo sarà il mondo nel 2100. Può questo mondo essere governato con le istituzioni attuali? Francamente, a me sembra molto complicato. La terza dimensione, diciamo, di questa istituzione, di questa, diciamo, questa riforma istituzionale, naturalmente, è quella dell'architettura finanziaria internazionale, dove chiaramente bisogna fare più spazio alle economie emergenti, ma non solo la Cina, perché anche qui vi do un elemento di dettaglio che però può essere interessante. Come sapete, ci sono dei criteri per le quote e voti ponderati all'interno delle istituzioni di Bretton Woods. Attualmente la Cina, come vi dicevo all'inizio, è la terza. Se questi criteri restassero invariati, questi criteri prevedono sostanzialmente il PIL, il GDP per il 50%, 30% commercio e poi quantità di riserve di valuta estera, e un po' la vulnerabilità del sistema economico sul piano internazionale, ma in misura minore. Ecco, se questi criteri rimanessero gli stessi, nel 2050 la Cina sarebbe il paese con maggiori quote e voti all'interno delle istituzioni di Bretton Woods, delle istituzioni americane, quindi sarebbe un passaggio di testimone effettivamente clamoroso. Scusate, sono stato molto lungo, ma c'è un'ultimissima parte, veramente cercherò di essere breve, perché vi sarete accorti, immagino, che non ho parlato dell'Europa. Beh, insomma, effettivamente, tra l'altro sono stato a Bruxelles 5 anni prima di passare a New York. Non ho parlato dell'Europa, ma ne parlo adesso, perché l'Europa, pur essendo campione del multilateralismo, altro anche adottato una strategia molto dettagliata sul multilateralismo nel 21, proprio febbraio 21, poco prima che lasciasse Bruxelles, pur essendo potenza economica, principale donatore sul piano globale, potenza normativa, non è però ancora una potenza compiuta dal punto di vista geopolitico, e ciò naturalmente impatta fortemente sul piano globale. Devo dire che sia l'alto rappresentante Borrell sia la stessa strategia europea riconoscono questo limite. Il problema dell'Europa è come colmare il gap tra il suo potere economico e normativo e la sua influenza geopolitica. Certo, lo sviluppo di una, che se ne parla da decenni, di una Europa come potenza politica e militare, difesa, industria della difesa, è un must, diciamo una precondizione. Però secondo me credo che non sia sufficiente. Occorre soprattutto una volontà politica comune, una visione e consapevolezza comune tra i 27 Paesi membri che ancora non c'è. Questo tentativo dell'Europa di cercare di diventare potenza è ruotato in questi anni intorno al concetto di autonomia strategica. Se ne parla tantissimo anche sulla stampa, eccetera. Dibattito che ancora non è stato però pienamente risolto. È nato appunto sull'autonomia strategica dell'Europa nel settore proprio della sicurezza e difesa, che vedeva chiaramente due fronti di paesi membri dell'Unione Europea contrapposti: da un lato Francia e coloro che pensavano che con un'autonomia strategica l'Europa si potesse guadagnare spazi di autonomia rispetto agli Stati Uniti, e invece tutto il gruppo nordico, paesi dell'est filoatlantici. Alla fine il punto di caduta è stato l'accordo che l'Unione Europea deve avere la capacità di agire autonomamente quando e dove necessario, ma con i suoi partner alleati laddove possibile. Insomma, che dice tutto e non dice niente. Poi questo concetto di autonomia strategica si è allargato a tutti gli altri anche settori, soprattutto sulla scia del Covid, e quindi adesso parliamo di sovranità digitale, tecnologica,
sui semiconduttori, no? Batterie per auto elettriche, in campo sanitario, no? Cerchiamo praticamente di un'autonomia strategica che vada anche a toccare tutti questi altri settori. Però il punto, secondo me, di fondo rimane il seguente, cioè anche queste autonomie strategiche, diciamo, settoriali non compensano questa mancanza di volontà politica e consapevolezza, diciamo, di tutti i Paesi membri a voler agire as one, come un'unica unità sovrana, autonoma, pur nel quadro ovviamente dell'alleanza transatlantica, per carità, sul piano proprio geopolitico. E questa è una questione molto delicata, perché in teoria l'Europa potrebbe essere una swing power, no? una potenza, diciamo, importante, che per indirizzare, diciamo, questa competizione globale verso un multipolarismo più cooperativo, però dovrebbe avere questa sua autonomia geopolitica, geostrategica, che ancora non c'è. E come vedete anche poi il dibattito europeo, le differenze di vedute tra Francia e Germania sono ancora, anzi si stanno ampliando. In più, scusate, su questa questione anche dell'autonomia strategica, una potenza geopolitica dovrebbe anche sapere dove sono i suoi confini, e questo noi ancora non abbiamo deciso. La strategia dell'allargamento rimane praticamente qualcosa di piuttosto vago, c'è chi lo vuole e chi non lo vuole, però fatto sta che non sappiamo dove finisce l'Europa, se ingloberà anche l'Ucraina, a parte il fatto che il discorso dei Balcani occidentali va avanti da decenni, ma ingloberà anche l'Ucraina, ingloberà anche la Moldova, la Georgia, sono tutti punti interrogativi sui quali dovremo darci una risposta. Quindi l'Europa non l'ho considerata tra questi suoi limiti che ancora deve superare, tra i poli, diciamo, del sistema internazionale. E in ogni caso, e qui davvero concludo, per far valere questo suo ruolo geopolitico, l'Europa, ma comunque l'Occidente, devono apprendere la lezione un po' degli ultimi anni, e per dirla con un'espressione, un titolo di un libro molto, anche questo una raccomandazione di lettura di Richard Haass, Foreign Policy Begins at Home, cioè la nostra forza, istituzioni, valori, la nostra resilienza va costruita prima a casa nostra per poterla poi in qualche modo proiettare nel mondo. Mi fermo qui, credo che ho parlato anche troppo, scusate se sono stato troppo lungo, grazie per l'attenzione. Allora, ringrazio molto l'ambasciatore Massari, credo che sia stato interessante per tutti, voglio dire per gli studenti di scienze politiche, davvero si è trattato proprio del cuore dei loro studi, aver affrontato questi temi, e sono tante le suggestioni che vengono dal suo discorso. Io mi limito a segnalarle velocemente qualcuna, cominciando proprio dalla sua laurea qui all'Orientale. Io credo che lui si sia, e mi corregga se sbaglio, laureato con la stessa di Leo in economia dei paesi socialisti, sì. Cioè una materia che poi ha dovuto cambiare denominazione dopo la caduta del muro di Berlino, passando da economia dei paesi socialisti a sistemi economici comparati. Quindi vedete la storia come incide anche semplicemente proprio su, come è giusto che sia, su una materia di insegnamento. Salutiamo la collega Rita Di Leo che è a Roma, ormai pensionata da tanti anni. Poi ci ha sottolineato, e questo è un altro dato importantissimo, lui ha parlato di multilateralismo e multipolarismo. Attenzione, il multilateralismo è in crisi, come ci ha raccontato, e questa crisi del multilateralismo
come sempre accade in questi casi, chi la paga? La pagano ovviamente gli stati meno forti, più deboli, perché nell'approccio bilaterale è chiaro che il potere, come dire, insomma, di se volete anche il rapporto di forza è ben diverso, quindi anche eventualmente una sorta, tra virgolette, di ricatto che ci può essere. Nel multilaterale, insomma, tutto questo si in qualche modo si sedimenta, c'è un allargamento della discussione dei temi e quindi anche una maggiore attenzione da parte di chi è più forte rispetto a tanti altri attori di diversa potenza mondiale. Quindi, diciamo, ahimè, è un arretramento, se vogliamo, della civiltà giuridica internazionale questa crisi del multilateralismo a favore dei rapporti bilaterali, che è nei fatti. L'ambasciatore ha citato anche la Corte Penale Internazionale, quindi l'atteggiamento un pochino negativo degli Stati Uniti verso questo organismo. Voglio ricordare che gli Stati Uniti nel passato hanno avvisato i propri partner, appunto, economici sul piano bilaterale, in particolare i paesi in via di sviluppo: guardate che se ratificate lo statuto della Corte Penale Internazionale io vi sospendo gli aiuti. Quindi, insomma, in maniera molto diretta, ecco. E questo multilateralismo che lui ci ha raccontato, nuovo, che porta avanti la Cina, la Belt and Road Initiative, quindi la nuova via della seta, no? Che molti paventano, non so se ha torto o ha ragione, come questa espansione unilaterale dell'impero cinese di nuovo verso l'Europa, piuttosto che come un'occasione, per così dire, di sdoganamento a tutti gli effetti, non solo quello economico ma anche quello culturale, politico, eccetera eccetera, da Pechino a Madrid quasi, insomma, quindi, o a Venezia. Quindi e su questo ovviamente io parlo sotto il controllo della collega Cindy Vo, che saluto e che no, diciamo no. Spero che controllo no e vabbè ci manca sorveglianza molto cinese. Sorveglianza controllo cinese della collega. Ora è chiaro che importante che voi abbiate inteso anche l'importante discorso che ha fatto l'ambasciatore sul ruolo del Consiglio di Sicurezza, sui limiti del Consiglio di Sicurezza, sulla storia del Consiglio di Sicurezza e quindi anche su questo pragmatismo, cioè o si fa così o non si fa le Nazioni Unite, questo è evidente. È chiaro che poi oggi ci appare tutto molto anacronistico, perché questi cinque devono avere il diritto di veto, il seggio permanente. E in particolare perché ce lo siamo chiesti per molti anni, due paesi dell'Unione Europea, adesso ne è rimasto uno, Regno Unito e Francia, debbano avere questo seggio permanente e non condividerlo con gli altri partner dell'Unione Europea, perché c'è stato a un certo punto un movimento così per dire vabbè, siete due paesi dell'Unione Europea, quindi questi sono i seggi dell'Unione Europea. No, i governi dei due paesi hanno detto no, questo riguarda noi come Stati, l'Unione Europea non c'entra nulla. E come anche, appunto, a proposito della Russia, il fatto che la Russia immediatamente si è qualificata come l'erede successore dell'Unione Sovietica, in questo tra l'altro facilitata dall'atteggiamento degli Stati Uniti e degli altri partner occidentali, che all'indomani della caduta del muro di Berlino hanno detto no, ma assolutamente la Russia entra nel Consiglio di Sicurezza, entra alle Nazioni Unite automaticamente, senza dover fare una richiesta, perché è l'erede dell'Unione Sovietica. Oggi invece abbiamo assistito, appunto, a molti paesi che dicono però attenzione, dobbiamo mettere in dubbio la membership della Russia. Ah, ve lo siete ricordati oggi perché ha aggredito l'Ucraina, ma allora non vi siete posti il problema perché temevate che fosse messo in discussione tutta la questione del seggio permanente. E l'ambasciatore ci ha ricordato la posizione anche dell'Italia e di altri partner, ricordiamo il suo illustre predecessore scomparso da poco, Francesco Paolo Fulci, il quale portò avanti questo discorso sui membri semipermanenti, cioè queste medie potenze, fra cui l'Italia, credo la Nigeria e altri di questo tipo, che avessero una sorta di status privilegiato rispetto agli altri paesi, non quanto i paesi permanenti, ma anche questo si è un po' perso. Ricordatevi che qualsiasi riforma delle Nazioni Unite passa attraverso il voto del Consiglio di Sicurezza e quindi attraverso, appunto, l'eventuale obiezione dei membri permanenti. Quindi una riforma dell'organo che non sia approvata da tutti e cinque non è possibile. Quindi
insomma, perciò diciamo il giusto richiamo al pragmatismo che diciamo ci ha suggerito l'ambasciatore Massari. Ci ha parlato appunto degli attori in campo, delle grandi potenze nel XXI secolo e chiaramente su questo punto forse bisognerebbe ipotizzare, mi avventuro a dire, magari anche pro futuro, un sesto attore che sono, che come dire, l'attore virtuale, il non Stato, l'impresa multinazionale, Google, chiamatelo come volete, ma c'è qualcuno che in qualche modo si sta muovendo, si sta aggregando, di cui io non ho, forse per un fatto generazionale, la capacità ancora, diciamo, di delinearne i confini e le possibilità, che è il, come dire, la presenza che si affianca o si contrappone o si aggiunge alle grandi potenze perché si innerva all'interno degli ordinamenti senza bene diciamo riuscire a valutarne, come dire, la presenza sul piano internazionale. Questo è un dato che vi offro giusto come riflessione. E poi sempre sul piano del pragmatismo il G20. Il G20 per non finire nel G2, perfettamente d'accordo, però ricordiamoci, mi permetto sommessamente di dire che il G20 è anche un po' uno schiaffo alle Nazioni Unite, perché nella Carta delle Nazioni Unite esiste il Consiglio Economico e Sociale, che avrebbe dovuto avere quei compiti che poi si è assunto questo organo, autonominatosi prima come G7, G8, G10, G12, G20, e nel quale non sono rappresentati tanti stati e non solo africani, insomma, quindi rispetto a tutti questi altri stati, avere, diciamo, questo organismo, questo direttorio politico che si è formato al di fuori del sistema della Carta delle Nazioni Unite, per carità, lo capiamo benissimo perché, e forse appunto vale la pena anche difenderlo, però ricordiamoci che comunque non è uno delle istituzioni che le Nazioni Unite hanno in qualche modo previsto, quindi diciamo si è sviluppato al di fuori del sistema. Principio di non interferenza negli affari interni dello Stato, portato avanti dalla Cina e non solo dalla Cina, però ricordiamoci anche una cosa, che quando parliamo di non interferenza negli affari interni di uno Stato, già abbiamo riconosciuto che noi, che esiste un altro Stato nel quale magari andiamo a interferire per ragioni superiori di tutela dei diritti fondamentali. Ecco, la Cina invece questo non lo fa, perché semplicemente dice: quella è roba mia. Cioè, voglio dire, è chiaro che poi difende la non interferenza negli affari di uno Stato, quando poi, faccio l'esempio, quello a me più, quello che io conosco meglio, del Mar Cinese Meridionale, dice: è tutto mio, insomma. E quindi a questo punto non c'è possibilità di affari interni di uno Stato, difende, perché dice: tanto sono affari miei. Quindi c'è anche questo aspetto un po', e che ci dice un'altra cosa. Quando l'ambasciatore ci ha raccontato giustamente, diciamo, come dire, questa posizione che con assoluta continuità Trump e Biden hanno portato avanti rispetto alla posizione degli Stati Uniti, però ricordiamoci che c'è stato uno sviluppo parallelo, che è quello di Xi Jinping in Cina, che tutto sommato, diciamo, specularmente porta avanti un po' la stessa idea, diciamo così. Ecco. Diciamo questo in maniera molto disordinata, ma volevo sottolineare, perché sono gli aspetti che più mi hanno colpito nel discorso dell'ambasciatore. Un'ultima cosa, le Nazioni Unite con tutti i loro limiti, ce l'ha spiegato l'ambasciatore, comunque restano questo foro di elezione per l'incontro di tutti i paesi, eccetera. E non dimentichiamo che anche con i suoi mezzi, strumenti giuridicamente così limitati, quindi con questa produzione soprattutto di quello che noi chiamiamo il soft law, cioè il diritto non vincolante, ha dato vita alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, per esempio, cioè uno strumento nato, imperfetto, quindi non vincolante, votato da quell'Assemblea Generale di quel momento storico in cui c'erano solo i paesi occidentali, che si riferiva solo ai diritti civili e politici, quindi propugnati da una certa parte del mondo, eccetera. Ebbene,
oggi è diventato lo strumento di riferimento per i diritti umani a tutti i livelli, in tutti i contesti. In paesi in via di sviluppo se ne fa riferimento nella Costituzione o direttamente o mediante l'invio. Quindi voglio dire, teniamo sempre presente che la valutazione poi alla fine va fatta pensando al bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, nonostante tutto. Bene, mi fermo qua, volevo invece dare la parola appunto a voi, quindi se ci sono studenti, colleghi presenti, chiunque vuole intervenire o con una domanda o con un intervento o con una qualsiasi cosa, the floor is open, come si dice. Solleciterei prima gli studenti, prima magari di dare la parola a qualche collega, se c'è qualche studente non abbia nessuna, diciamo, preclusione emotiva, non è proprio il caso, altrimenti non vieni tu. Sicuro non c'è nessuno che vuole intervenire, vuole fare l'altro, vai. Allora, rompi il ghiaccio, vai, vieni. Forse sarà un po', diciamo, off topic rispetto a quello che ci ha detto, però la mia domanda è: dal momento che sto trattando una tesi su terrorismi, terrorismo in Africa e via discorrendo, volevo chiedere in che maniera all'interno di una, appunto, di un'assemblea tra membri appunto come voi ambasciatori, come viene affrontato un argomento del genere in campo di terrorismo locale, regionale, africano, e quindi in che maniera magari i paesi, i vari stati, ecco, affrontano l'argomento e su cosa magari si basano maggiormente, su cosa magari tralasciano o pensano che sia, diciamo, un problema minoritario, e appunto un po' su questo, ecco. Perché in particolar modo io sto trattando il caso Boko Haram, quindi organizzazione terroristica del nord della Nigeria, e appunto è un'argomentazione che è stata anche messa all'attenzione, è stata anche posta all'attenzione di paesi dell'Assemblea Generale, in generale appunto dell'ONU, e appunto volevo capire in che modo viene affrontata una discussione del genere. Grazie. Ci sono altre domande per il momento, oppure diamo la parola all'ambasciatore su questo? C'è qualcun altro che vuole intervenire fra gli studenti? No? Va bene, allora prego. No, grazie. Adesso si sente meglio. No, sul tema del terrorismo è interessante, perché soprattutto applicato all'Africa. Proprio la settimana scorsa ho incontrato uno dei miei colleghi di un paese africano, il quale mi diceva effettivamente, che tra l'altro sta per entrare in Consiglio di Sicurezza come membro eletto per i prossimi 2 anni, e gli chiedevo quali fossero le sue priorità, no? Le priorità. Nella lista di priorità mi ha elencato come proprio priorità numero uno il terrorismo. Terrorismo sottolineando che non è un problema unicamente, perché c'è un problema di africanizzazione del terrorismo. È diventato in Africa effettivamente uno dei problemi numero uno. Qui nel dibattito alle Nazioni Unite il problema qual è sul terrorismo? A causa del dissidio sempre delle differenze di vedute tra le principali potenze, membri permanenti, quindi parlo di quei tre, Cina, Russia e Stati Uniti, ma abbiamo avuto negli ultimi 2 anni anche l'India, no? Che sta adesso per uscire dal Consiglio di Sicurezza come membro eletto, non c'è alcun appetito per dare, diciamo, dei mandati alle missioni delle Nazioni Unite forti che possano essere efficaci sul terreno per combattere il terrorismo. Quindi questo secondo me è il principale elemento. Il secondo elemento è che anche noi europei, ora lasciamo stare il Consiglio di Sicurezza,
non abbiamo dato offerto diciamo, una performance brillantissima. In che senso? Come sapete, i francesi sono caduti un po' in disgrazia, no? Nel Sahel, quindi con il Mali in particolare, il ritiro della forza francese Barkhane e vuoto di sicurezza colmato dalle forze diciamo, mercenarie russe, diciamo, i Wagner in primo luogo, e anche l'altra forza diciamo, di sicurezza europea, la Takuba, alla fine ha chiuso, ha fatto le valigie e se n'è andato. Quindi praticamente noi di fatto abbiamo in qualche modo abdicato, no? Come europei. È vero che poi c'è una dislocazione di queste forze in paesi limitrofi vicini, però per esempio appunto questi paesi come Mali, Congo, Repubblica Centroafricana ormai sono diventate delle piattaforme diciamo, di influenza diciamo, della Russia che ha la sua agenda, e quando tu con uno di questi paesi africani diciamo, ti lamenti del fatto che diano spazio a Wagner, ma loro dicono ma sono gli unici che praticamente mi risolvono il problema, che poi non lo risolvono comunque, ma mi risolvono il problema di affrontare i gruppi terroristi. Però lì è il circolo vizioso, no? Perché paesi come appunto, parlo della Russia qui in particolare, non danno la luce verde a dei mandati forti diciamo, per le Nazioni Unite e naturalmente le Nazioni Unite vanno lì con le missioni con dei mandati deboli, incapaci di affrontare il problema del terrorismo, e poi naturalmente arriva per caso la Wagner e cerca di risolvere il problema. E è un problema molto interessante, se vogliamo anche con allargato più a quello del terrorismo / diciamo, criminalità, lo starete seguendo un po', è quello di Haiti. Adesso c'è una che è in mano alle gang criminali, praticamente lo Stato non c'è più. E qui, su richiesta delle autorità di Haiti, sarà richiesta praticamente l'invio di una forza di polizia internazionale, proprio per cercare di, sotto un mandato diciamo, delle Nazioni Unite, per mettere ordine nel paese. Oltre diciamo, alle sanzioni contro queste bande criminali, terroristiche, eccetera. E mentre diciamo, sulle sanzioni, le bande criminali, bene o male i P5 sono d'accordo, per l'invio della forza diciamo, multinazionale, così eccetera, Cina e Russia hanno già indicato che faranno opposizione molto forte. Quindi il problema rimane sempre quello, insomma il terrorismo, tu hai bisogno di una presenza sul terreno molto forte, perché questi sul piano della capacità istituzionale questi paesi africani sono quelli che sono debolissimi, quindi avresti bisogno di missioni delle Nazioni Unite forti, intrusive, ma chi li approva? Uno, chi poi ci manda gli uomini? Due, e lì chiaramente si crea il cortocircuito e il vuoto, con tutto questo con l'Europa che non riesce autonomamente a sopperire a questa mancanza delle Nazioni Unite. Tra l'altro è interessante che proprio una delle missioni che tra l'altro anche più costose dal punto di vista del bilancio, la missione proprio delle Nazioni Unite in Mali, MINUSMA, e praticamente lì tra gli europei sono rimasti, mi sentite? Sì, no. Poco? No, dico una delle missioni appunto più discussa, questa della in Mali delle Nazioni Unite, la MINUSMA, adesso essendo venuti meno quelle forze europee di cui vi ho parlato prima, no? Barkhane e Takuba, che comunque facevano da protezione, in Takuba c'eravamo anche noi italiani con degli elicotteri eccetera, da protezione diciamo aerea, no?
sulla missione, diciamo, MINUSMA, essendo venute meno quelle, anche l'esistenza della MINUSMA in qualche modo è a rischio. I tedeschi, per dire una cosa, hanno 1000 uomini in questa MINUSMA e hanno chiesto ad altri paesi europei che potessero loro alternarsi, eccetera, ma tutti quanti hanno risposto facendo un po' ricchi da mercante, perché è comunque un contesto molto pericoloso e nessuno ci vuole rischiare uomini. Quindi il problema poi è sempre la volontà, no? Volontà degli stati di decidere e metterci le risorse. Se posso dire una cosa, un attimo, sulle osservazioni del professor Cataldi, che io condivido pienamente, anche perché lui condivideva le mie, quindi mi sembra che... No, scherzo. No, senz'altro sul G20 assolutamente c'è questo deficit dell'Africa. L'Unione Africana ha chiesto di partecipare, di essere associata alle riunioni del G20, e questo credo potrebbe essere forse un modo per renderlo più inclusivo. L'altra cosa è che il G20, il collegamento, questo è importante, G20 Nazioni Unite. Qui, proprio perché vi ho parlato a lungo sui ritardi, no, dell'agenda dello sviluppo sostenibile, questi SDG che non vengono diciamo implementati mai, siamo molto in ritardo, eccetera, eccetera, Guterres ha proposto che ogni 2 anni ci sia una riunione, un vertice tra i paesi del G20, l'ECOSOC, che citava il professor Cataldi, che è l'organo economico delle Nazioni Unite, e le istituzioni finanziarie internazionali, perché poi alla fine il problema dei problemi è quello di mobilitare le risorse finanziarie. Chi ci mette i soldi per fronteggiare queste sfide globali che soltanto praticamente quella climatica richiederebbe trilioni di dollari all'anno, e noi non siamo stati in grado come G7 di assicurare 100 miliardi all'anno ancora per i paesi in via di sviluppo, perché sul clima appunto questi paesi developing countries, l'India per esempio in primis campione, sostengono il principio della responsabilità differenziata, no, sulle emissioni di gas serra. Dico, voi avete inquinato prima e di più, adesso non potete bloccare noi, e comunque pagateci per la transizione verde, per l'adattamento, e questo è un aspetto importantissimo. Non c'è tempo per dilungarsi su questo, ma insomma senza l'adattamento climatico abbiamo dei paesi che sono destinati a scomparire, parlo soprattutto dei paesi insulari con cui ci confrontiamo quotidianamente a New York, Kiribati, le isole Marshall, altre, con l'aumento dei livelli del mare sono destinati a scomparire. Quindi Venezia, quindi andremo anche noi tra nella categoria dei paesi insulari. Poi l'altra l'ambiguità della Cina, no, sulla non interferenza che menzionava il professore Cataldi, giustissimo, in realtà è una non interferenza che è esattamente come quella russa, non interferenza che presuppone però la sfera di influenza regionale, no? Che la Russia anche la prima a dire non interferite negli affari interni, eccetera, però l'estero vicino è roba mia sostanzialmente, no? E quindi più lo stesso approccio, come del resto anche in questo multilateralismo sviluppista molto diciamo proiettato verso il sud del mondo della Cina, anche qui ci sono, non ho avuto tempo questo di dirlo, di elementi di forte ambiguità, perché la Cina si proietta verso il sud del mondo sulla base di un'agenda nazionale e con canali poi bilaterali più delle volte, perché ad esempio tutta la Belt and Road Initiative era una sua iniziativa di fatto bilaterale con tutti questi paesi in via di sviluppo, ma l'abbiamo visto anche
per esempio attualmente con la crisi della sicurezza alimentare, alla FAO la Cina ha dato pochi milioni e poi in bilaterale fa le cose che deve fare, perché naturalmente per costruirsi una rete di clientes. Gli americani hanno dato 5 miliardi alla FAO. Sui vaccini, il COVAX, la Cina praticamente è pochissimo rispetto a quanto abbiamo dato noi, europei, eccetera. Quindi bisogna anche intendersi su che cos'è poi veramente multilateralismo. Molto spesso appunto i cinesi vengono sotto la coperta di multilateralismo, riduzione delle diseguaglianze e quant'altro, diciamo, iniziative che loro portano avanti, ma che in realtà sono bilaterali, o se vuoi essere poi proprio generoso, multilaterali, rivestite di multilateralismo, ma in realtà è la loro agenda nazionale. Allora abbiamo pochi minuti perché poi c'è un'altra lezione, quindi se non ci sono altri interventi da parte degli studenti, io darei la parola velocemente ai colleghi, cioè il professor Antonio Lopez e la professoressa Marisa Sidivò che vogliono intervenire, pure tu Paolo vuoi intervenire? Non ci siamo. Vabbè, tu vieni il pomeriggio. Professor Antonio Lopez, economista, prego. Volevo fare riferimento all'ultima parte della sua relazione, quando ha parlato dell'Europa. Sì. E lei ovviamente ha fatto notare come l'Europa abbia difficoltà ad assurgere al ruolo di potenza che in qualche modo sia in grado di svolgere anche attività di mediazione tra le altre potenze. Non ritiene che questa impossibilità, oltre ai problemi che si deve citare, no? ci sia una sorta di convitato di pietra rappresentato dalla mancanza di una difesa comune, cioè il problema della sicurezza che l'Europa storicamente ha demandato attraverso l'alleanza della NATO agli Stati Uniti. Cioè, se non si riesce a sciogliere il nodo di una difesa europea che quindi non debba demandare quest'onere anche rilevante dal punto di vista finanziario agli Stati Uniti, sarà difficile che l'Europa possa assurgere un ruolo di potenza geopolitica e quindi dialogare e essere anche elemento di mediazione tra Cina, Russia e gli stessi Stati Uniti. Vogliamo raccogliere anche la... siccome la mia non è una domanda, un po' di osservazioni, rimando al pomeriggio perché sono le 12:28. Rispondo a questa domanda. Sono d'accordo, ma intanto la difesa e la sicurezza comune presenta già diverse visioni all'interno dell'Unione Europea. Come sapete, sta vedendo quella tra Francia e Germania, anche no? Su quella della costruzione di questo scudo antimissile, no? Dove praticamente la Germania vuole realizzarlo con tecnologie, oltre che tedesche, ovviamente americane e israeliane, mentre insieme a 14 paesi, soprattutto dell'est nordici, e altri paesi, Francia, Italia stessa, eccetera, che ne sono fuori, la Francia, perché dice questo tipo di approccio è contro l'autonomia strategica, se tu ti rivolgi alle tecnologie americane e israeliane, esattamente. Però, quindi, innanzitutto questo c'è un problema da risolvere tra gli autonomisti strategici europei e quelli che sono fondamentalmente, rimangono ancora filo atlantici al punto da ostacolare l'autonomia strategica. Dall'altro però, come io ho detto, io credo che anche se tu fai questo costituisci un apparato, una capacità militare industriale nel settore di sicurezza e difesa forte, non basta, perché poi quando la usi, come la usi, dove la usi, è lì che ci vuole la volontà politica, uno, comune, che non c'è, e la consapevolezza che l'Europa può essere una potenza in grado di anche portare avanti delle operazioni militari su teatri, almeno diciamo del nostro vicinato, parlo del Mediterraneo e dell'Africa, forse anche Balcani, eccetera,
autonome laddove gli altri alleati non possono, non vogliono intervenire. È questo che manca, perché c'è questa mancanza di consapevolezza comune che poi riflette queste divisioni, diciamo, all'interno dell'Unione Europea tra il nord-est, diciamo, e il cuore un po' dell'Europa continentale, dove, diciamo, paesi come Francia, Italia, Spagna sarebbero più per costruire questa autonomia strategica, e questa forte invece ambiguità dei tedeschi che stiamo vedendo poi esattamente della guerra. Esattamente. Grazie. Bene, allora io ringrazio tantissimo l'ambasciatore, avete avuto parecchio, grazie a voi, cibo per la mente, come si dice in questi casi, per riflettere su queste, su quello che lui ci ha raccontato. Mi sembra anche l'occasione, visto che siamo tutti qui tra laureati e laureandi dell'Orientale, di ricordare un altro laureato dell'Orientale che si è fatto onore nel mondo e che purtroppo poi proprio in servizio è scomparso. Parlo di Mario Paciolla, cooperante, come sapete, delle Nazioni Unite, è ammazzato, o almeno, diciamo, comunque scomparso in circostanze misteriose in Colombia, e quindi mi sembrava giusto ricordarlo proprio adesso. Noi facciamo lavorare molto oggi l'ambasciatore, perché sarà anche il nostro ospite nel pomeriggio. E anzi, a questo proposito, scusate, fatemi chiudere con una barzelletta cattiva che riguarda i diplomatici. Sapete qual è la differenza tra un cammello e un ambasciatore? Un cammello è capace di lavorare 7 giorni senza bere, un ambasciatore è capace di bere per 7 giorni senza lavorare. Ma non è il caso suo. Grazie a lei. È un piacere.